Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Vi ho sentiti attenti durante la lettura del Vangelo e credo anche un po' sconcertati. Perlomeno io sono rimasto sconcertato mentre leggevo, perché è un Vangelo forte, duro. Quando Gesù tuona che quel peccato non sarà perdonato, l'unico, mamma mia, fa accaponare la pelle. E allora diamo un po' il contesto di questo discorso. È un momento veramente difficile della vita di Gesù. Ha cominciato ad annunziare, ad andare, e le cose non si mettono bene. E c'è una manovra a tenaglia. Dal nord viene la sua famiglia, dal sud vengono gli scribi, quelli che sono gli inquisitori, vengono dal tempio e cominciano a stringerlo in una tenaglia. Lui è a Cafarnao, là ha posto la sua residenza, il suo quartier generale, e ha scelto i suoi 12, che per noi sembra una cosetta così, no? Ma è già sconvolgente questo, ecco la tenaglia. Gesù sta stravolgendo quelle che sono le consuetudini, le tradizioni, le leggi. Una di queste era il numero 12, le 12 tribù di Israele, e lui ci passa sopra. Non era passato però inosservato, appunto agli inquisitori del Tempio, che gli mandano veramente l'inquisizione in casa: che cosa stai facendo?
Ma anche la sua famiglia era sconcertata, tanto che dicono è fuori di sé. L'è matto. Questo vuol dire fuori di sé, eh? È pazzo questo qua. Ma cos'è la pazzia di Gesù? Varie cose. Primo, se n'è andato di casa. Non ha fatto la sua famiglia. È celibe. Per noi sono cosette, ma immaginatevi. Un celibe per allora era una cosa assurda. Ma come? Non fai figli? Non hai una donna? Non ti fai la tua vita? Ma allora? Non ha nemmeno la bottega per vivere. Ma come ti mantieni? Ma sei fuori. È proprio così, sapete? E tenete presente che di mezzo c'è anche la madre. Eh sì. Anche Maria, che ha già dato il suo sì all'angelo, ricordate all'inizio del Vangelo? Ma forse questo è il momento più critico di Maria, perché non è sufficiente dare un sì, voglio diventare la mamma di Gesù. Adesso deve diventare la discepola, anche lei deve farsi il suo cammino di fede, come lo faccio io, come lo fai tu, anche lei. Non è che Maria sia stata così, no, un'aura, ma va là anche lei, e insieme con i suoi, la sua famiglia, c'è anche lei, sconcertata, sconvolta, da questo suo ragazzo che non capisce più, le fora, vanno a riprenderselo. Gli scribi poi, non solamente dicono è fuori, è pazzo, ma dicono di più. È scomunicato. Non potevano dire che non fa il bene Gesù, perché lo fa, lo vedono, cura le persone, è attento agli ammalati, è attento alle persone più umili. Il bene Gesù lo fa, lo semina. Però terribile quello che dicono, non lo fa in nome del bene. Lo fa in nome di Beelzebul, in nome del male. Beelzebul voleva dire il signore delle tame. Ve lo traduco? Non si dicono certe cose in chiesa, eh? Ma sta spargendo le tame in mezzo a noi. È in nome del male che fa il bene. Terribile, eh? E Gesù intanto comincia a ragionare. E dice, voi dite che è in nome del diavolo, del male che io faccio queste cose, ma se il diavolo si divide in se stesso, come sta in piedi? Ci vuole uno più forte per vincere il male, e la forza più forte viene proprio dal bene. Io vengo dal bene, vengo da Dio. E poi Gesù sanziona, è una delle pagine più dure del Vangelo questa, eh? Tutti i peccati saranno rimessi, tutti, perché Dio è così, tutti, non c'è bestemmia, non c'è, ce n'è uno solo. Dio non può far niente quando uno non vuole essere liberato dal male. Eh sì, il peccato contro lo spirito è una cosa banale, sapete, come banale il male, ogni male è banale. E Gesù dice, quando si attribuisce per invidia, terribile l'invidia, lo screditare una persona, quando si attribuisce a una persona che fa il bene un'azione malvagia, ma immaginatevi, quell'anima lì è veramente persa in se stessa, nemmeno Dio può far niente, perché si è chiusa, si soffoca nel suo egoismo, si soffoca nei suoi pensieri, nelle sue invidie. Vi è mai capitata l'invidia? Terribile, eh? Forse uno dei peccati più grandi, perché si vede il bene, però si dice no, però quello è il male che lo fa fare il bene, eh? L'invidia che attanaglia le persone, no? E quindi la diffamazione, si scredita, no? Ma che attualità ha questo discorso di Gesù? L'ultima parte del Vangelo è
Gesù adesso dà l'apporto positivo, no? Quel gradino in più. Arrivano i suoi, arriva la madre, i suoi fratelli, sorelle, parentesi, fratelli e sorelle, non è come la nostra cultura, eh? Era chiamata tutto il clan familiare, fratelli e sorelle. Ebbene, arrivano lì e Gesù dice: chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Chi è mia madre? Gesù va al di là del sangue, va dentro il sangue, eh? Non rifiuta la famiglia Gesù, ma la valorizza ancora di più. Dice: la mia famiglia è fatta da coloro nelle cui vene scorre la volontà di Dio, scorre una parola di Dio accolta e vissuta. Questi sono i miei fratelli, questa è la mia famiglia, questa è mia madre. Non scredita la madre, anzi la valorizza, perché la madre ha imparato e sta imparando sempre di più a far questo, no? A vivere secondo la volontà di Dio. E noi facciamo parte della famiglia di Gesù. Altrimenti, e guardate che non sto parlando di cose religiose, far parte della famiglia di Gesù è una parola di Dio accolta, è un perdono concesso e ricevuto, è una misericordia che noi, altrimenti, mamma mia, facciamo tanti bei discorsi per niente. Altrimenti rientriamo nel peccato contro lo Spirito, che è una chiusura alla misericordia di Dio. A me questo Vangelo ha fatto un bene dell'anima, spero anche a voi. Buon cammino a tutti.